Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno, bentrovati carissimi amici. Ci raccogliamo in preghiera, ci rivolgiamo al Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel Vangelo di ieri Gesù insegnava a comprendere che cosa veramente rende impuro, cioè inabile a incontrarsi con Dio, incapace di entrare in comunione con Dio. Che cosa è che rende impuro? Non è ciò che succede all'esterno di noi, ma è come si pone il mio cuore. Che cosa c'è nel mio cuore? Di chi vuole essere il mio cuore? Che il male che mi allontana da Dio non è quello che gli altri possono farmi, ma quello che concepisco io stesso nel mio cuore. Gesù rompe lo schema tradizionale che separava il puro dall'impuro. E quindi anche gli uomini e le donne pure da quelli impuri. E questo certamente è una rivoluzione, un terremoto per coloro che su questo fondavano anche una organizzazione del potere. Oggi il Vangelo è proprio in continuità con questo superamento dello schema tradizionale dell'impuro e del puro. Dobbiamo ricordare, prima di ascoltare questo Vangelo, che i pagani, cioè le persone appartenenti a un popolo non ebreo, erano ritenuti infedeli e venivano chiamati proprio con un termine dispregiativo cani. E ci ricordiamo anche una cosa, che quando un ebreo rientrava in patria, scuoteva la polvere dai propri piedi per dire proprio il non volersi contaminare dall'impurità di questi popoli. Ascoltiamo adesso la lettura dalla Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva: Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma lei gli replicò: Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Allora le disse: Per questa tua parola va. Il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Non è messo per caso questo racconto subito dopo il Vangelo di ieri. Gesù si avventura in territorio pagano, cioè
in una zona impura, abitata da persone impure. E ci fa capire che questo modo di concepire la purezza e l'impurità andava veramente superato con questo nuovo modo di leggere la realtà basato sul cuore, su quello che avviene nel cuore. Veramente Gesù abbandona la concezione tradizionale e legge tutto a partire da ciò che succede nel cuore dell'uomo e della donna. Quindi è un Gesù libero. Fa un po' impressione sentire il vocabolario che usa Gesù perché è quello dell'epoca che definiva cani i pagani, però addolcisce usando il termine cagnolini. Lo usa, ma in realtà ne è profondamente distaccato. E quando sente che questa donna pagana che lo supplicava per la figlia affinché Gesù la liberasse dal demonio, sente che lei è umile perché accetta di essere ritenuta fra i cagnolini, ma in questa umiltà sente che Dio guarda anche i cagnolini, perché anche i cagnolini sotto la tavola dei figli mangiano le briciole che cadono dai figli. Gesù dice semplicemente questa frase che è immensamente grande: per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Ci troviamo di fronte forse a una donna impura? Per Gesù questa donna è impura? Assolutamente no. Il suo cuore è in piena comunione con lui, con il cuore del Padre. Questa è la purezza che Gesù sta insegnando a tutti quanti, ai farisei, agli scribi, ma anche a noi. È nel cuore che c'è la purezza e nasce dal cuore la purezza. In questo vedere il vero volto di Dio che è padre di tutti e nell'umanità si prende cura di tutti. È vero, c'è un popolo eletto che è stato scelto in maniera speciale, ma questo non sottrae tutti gli altri popoli da un rapporto di amore con Dio Padre. Ecco, lei si sente dentro anch'essa nel popolo dei salvati, degli amati da Dio. Preghiamo. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te. E con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore e misericordia e miseria. Una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi e E col con tuo il tuo spirito. spirito. per intercessione della Beata Vergine di Lourdes, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.